Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi vediamo 5 gadget che utilizzo tutti i giorni durante l'inverno. Ovviamente di tutti questi prodotti vi lascio il link qua sotto in descrizione e di quelli di cui ho già realizzato un video dedicato sul canale vi lascio anche il link al video sia in descrizione che qua nelle schede. Partiamo proprio da un oggetto invernale indispensabile che sono questi guanti della Artwitz. Sono dei guanti realizzati in pelle che funzionano con il touch, quindi in grado di controllare anche il cellulare. Nella parte superiore sono realizzati in panno, sono già 2 anni che li utilizzo, mi trovo veramente bene. Sono disponibili diverse taglie, io in questo caso ho scelto una M che rimane un po' più giusta per quanto riguarda l'inserimento del guanto, ma poi rimane perfetta quando lo vado a indossare e mi permette di avere una buona presa sullo smartphone, ma soprattutto una facilità nell'utilizzare il telefono con il touch. Sono disponibili solamente in nero e sono a mio avviso fondamentali se volete continuare a utilizzare il telefono con il touch senza dover ogni volta togliere i guanti. Un altro prodotto indispensabile che utilizzo e porto con me tutti i giorni in inverno ma anche in estate è il portafoglio Moero. Di questo trovate già un video dedicato sul canale, ma lo rivediamo insieme. All'interno il Moero Pro presenta una pateletta in pelle che permette di contenere i soldi cartacei, di qua un'altra taschina che possiamo utilizzare per posizionare all'interno altre schede, ma nel portatessera abbiamo la possibilità di contenere ben 6 schede che vengono facilmente estratte con il tastino laterale e ci permettono appunto di andarle a prendere senza alcun problema e ad estrarre quella necessaria. Per quanto riguarda il Moero Pro è disponibile in diverse colorazioni e finiture. Sul retro presenta anche una tasca per andare a inserire monete o volendo un AirTag per ritrovare sempre il nostro portafoglio in caso di smarrimento e inoltre dispone della protezione RFID, quindi è anche sicuro se teniamo il portafoglio nella tasca posteriore dei pantaloni. Questo è un altro degli accessori di cui non ne posso più fare a meno e che tengo sempre in tasca con all'interno tutte le tessere e i contanti. Ma passiamo a un gadget tecnologico, queste sono le cuffie che utilizzo tutti i giorni, sono le Jabra Evolve 2 65, sono delle cuffie over ear perfette da utilizzare sia in studio che in viaggio, è possibile andare a ripiegare i padiglioni in modo tale da posizionarle o all'interno della loro custodia o all'interno dello zaino senza il rischio di andarle a rompere. Archetto regolabile per quanto riguarda la comodità assoluta, nella parte superiore archetto morbido, i padiglioni sono facilmente sostituibili con padiglioni compatibili o con padiglioni originali Jabra. Io in questo caso da quando li utilizzo li ho cambiati solamente una volta e devo dire che anche con dei padiglioni compatibili, di cui vi lascio il link sempre qua sotto, mi sto trovando benissimo. Si collegano via Bluetooth con diversi dispositivi, infatti io le utilizzo sia col computer che con lo smartphone e grazie al microfonino integrato potremo andare ad attivare o disattivare il microfono semplicemente tirandolo su e giù e poi nel momento in cui ci troviamo davanti al computer si andranno a collegare da sole al computer e nel momento in cui arriva una chiamata sullo smartphone, se sono collegate via Bluetooth, potremo direttamente rispondere e parlare con queste cuffie. È una soluzione economica per delle cuffie di qualità, non offrono la cancellazione del rumore attiva ma solamente passiva grazie proprio ai padiglioni abbastanza ampi che vanno a isolarci dal mondo esterno, mentre il microfono va a isolare i rumori circostanti per permetterci un livello di chiamata superiore. Controlli qua sul padiglione destro della cuffia per aumentare o diminuire il volume, stoppare eventualmente un video che stiamo riproducendo o rispondere alle chiamate. Per quanto riguarda la ricarica invece USB Type-C, possibilità di accensione e spegnimento e collegamento Bluetooth da questa levetta, ricarica che può avvenire tramite un classico cavo USB Type-C o volendo tramite la basetta se acquistate la versione con basetta. Se quindi siete alla ricerca di cuffie di qualità, queste ve le posso consigliare perché le sto usando veramente tantissimo e mi trovo benissimo. Ma visto che abbiamo parlato di un prodotto che si può scaricare, è fondamentale ogni giorno portarci sempre con noi un powerbank. Io ho scelto per il periodo invernale
Questo power bank della Sunberg è un power bank abbastanza compatto nelle dimensioni, 10.000 mAh di capacità per quanto riguarda la batteria, porta USB Type-C e una porta USB tradizionale. In questo modo potremo andare a caricare diverse tipologie di dispositivo. Qui abbiamo anche un attacco per un eventuale moschettone o gancetto per appenderlo allo zaino o alla borsa. Ma un'altra caratteristica di questo dispositivo è che potremo attivarlo come scaldamani e quindi è perfetto da portare in inverno sempre con noi, perché avremo a disposizione una funzione aggiuntiva per scaldarci le mani nelle giornate più fredde. Mi piacciono molto i dispositivi che permettono di fare più cose in uno e proprio per questo motivo, subito dietro a questo prodotto, vado a consigliarvi questo cavo di InCharge, che è a mio avviso un prodotto fondamentale da avere sempre a disposizione. Infatti, come vedete, è veramente compatto nelle dimensioni, ma volendo è disponibile anche la versione più lunga. Questo è perfetto da portare sempre con noi anche come portachiavi. I due cavi sono magnetici, quindi possiamo facilmente attaccarlo ovunque. Come vedete, presenta una porta Lightning da questa parte, una porta USB tradizionale dall'altra, quindi già potremo utilizzarlo in abbinata al power bank per ricaricare le cuffie, per ricaricare il cellulare. Ma in realtà il grosso vantaggio di questi cavi è che vanno a trasformarsi velocemente e permettono quindi di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo. Qua sotto infatti c'è una porta USB Type-C e anche dall'altro lato abbiamo un'altra porta USB Type-C, quindi potremo collegare e ricaricare un dispositivo che richiede una connessione rapida, o volendo potremo anche utilizzare, non so se riuscite a vederlo, con questo cavo potremo anche ricaricare dispositivi che dispongono ancora delle vecchie porte USB-C. Questo è fondamentale da tenere sempre con voi perché vi salva in ogni occasione per ricaricare qualsiasi dispositivo. E veniamo all'ultimo prodotto che vi voglio suggerire in questo video ed è la DJI Osmo Pocket 2. So benissimo che è già uscito il modello 3 di questo prodotto, che fa letteralmente degli enormi passi avanti rispetto alla Pocket 2 che vi sto presentando, ma a mio avviso questo è il momento migliore per acquistare la Pocket 2, perché proprio grazie all'uscita del nuovo dispositivo riusciamo a trovarla ad un prezzo inferiore ed è una camera perfetta da portare sempre con sé, perché è compatta nelle dimensioni, con il suo astuccio integrato riusciamo a conservarla in tasca senza andarla a rovinare e abbiamo a disposizione, pronta in pochissimi secondi, una camera con gimbal stabilizzato che quindi ci permette di avere delle ottime riprese senza alcun problema anche mentre stiamo camminando in mobilità. Piccolo schermo per riuscire a vedere quello che stiamo inquadrando, quindi comodissima da utilizzare anche con il joystick integrato. È possibile andarla a collegare anche allo smartphone per avere uno schermo più grande e più controlli, ma io la utilizzo principalmente così, con i tastini integrati, e mi trovo veramente bene perché è facilissima da utilizzare, ci permette di avere una ripresa stabile, dei buoni microfoni anche in condizioni di vento. Grazie allo slot micro SD integrato potremo andare ad ampliare lo spazio con cartine aggiuntive, quindi non abbiamo problemi di spazio per quanto riguarda la quantità di video che dobbiamo andare a fare, quindi è perfetta da utilizzare tutti i giorni, da tenere in tasca, ma è ottima anche da utilizzare in vacanza. Io vi consiglio l'acquisto nella versione più economica che trovate, di cui vi lascio il link qua sotto, quindi senza altri accessori aggiuntivi. Eventualmente un cavalletto lo abbiamo tutti, quindi possiamo attaccarlo con l'attacco a vite posto qua sotto, o volendo potreste utilizzare anche quei ganci per andarla ad appendere al collo e averla sempre a disposizione. Questi quindi sono i 5 oggetti che vi volevo consigliare oggi in questo video, sono oggetti di uso comune, oggetti a mio avviso fondamentali da avere sempre a disposizione. Se avete qualsiasi domanda su uno di questi oggetti potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Se volete vedere i video dedicati, qua sotto in descrizione e nelle schede trovate i link ai video che abbiamo già realizzato sul canale per questi prodotti. Ma come al solito, se lasciate un commento qua sotto rispondiamo sempre a tutti. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdervi altri video dedicati a gadget, tech e non solo. Per questo video con i 5 gadget tech che utilizzo tutti i giorni in inverno è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao, Enrico.